Siamo gente onesta noi. Non abbiamo mai avuto a che fare con la polizia. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Che è successo? È la mamma di un bambino che è di là nella stanza degli ispettori. E allora, la smetti di dire bugie, eh? Cosa c'è? Questo moccioso ci sta prendendo in giro. Pretende di aver visto stamani, poco prima delle 6, il cadavere di un uomo in Rue Saint-Catherine. E anche il suo assassino. E a sentir lui sarebbe poi fuggito verso la caserma. Ci siamo recati sul posto, abbiamo interrogato qualche persona, niente. Rue Saint-Catherine è una via tranquilla, nessuno ha sentito niente. Abbiamo anche rintracciato il conducente dell'autobus, che passa proprio di fronte al luogo in cui il ragazzo asserisce di aver visto il cadavere. Niente, neanche lui ha visto niente. E sì che l'autobus è passato di lì esattamente alle 6:04. Infine alle 6:15 è arrivata sul posto anche la mobile avvertita da non so quale suora. Niente, assolutamente niente. Sul marciapiede non c'era la più piccola traccia di sangue. Venga con me, ragazzo. Sì, venga pure, si accomodi. Il mio ufficio di là. Davanti, apra. Metodi parigini. L'orologio dell'ospedale è sempre in ritardo di 3 o 4 minuti su quello della parrocchia. Lo so, perché ormai sono 2 anni che servo la messa alla cappella dell'ospedale. Tutti i giorni, estate e inverno. Adesso è buio, quando alle 6:15 suona per la prima volta la campana della parrocchia. Contemporaneamente suona anche la mia sveglia. Salto subito giù dal letto, perché ho paura di riaddormentarmi. Una volta mi è successo, così sono arrivato in ritardo. La suora mi ha sgridato. Aveva ragione. Così lei tutte le mattine, signor Justin, si alza alle 6:15? Sì, mi vesto in 4 minuti. La mamma si arrabbia perché dice che non mi lavo bene. Certo, non ho molto tempo. Quando suona per la seconda volta la campana della parrocchia, sono già di fronte al portone dell'ospedale. Però l'orologio che è vicino al cancello dell'ospedale va indietro e segna le 6:04. Non ci crede? Eppure è proprio così. Ehi, come no? Ci credo benissimo. A proposito, lei lo sa che sono stato chierichetto anch'io? Davvero? Sì, sì. Sono stato chierichetto presso poco alla sua età. Senta, la scuola come va? Riesce a non far tardi? Certo. Finita la messa ho tutto il tempo di tornare a casa, fare colazione, prendere i libri e uscire di nuovo. La scuola è proprio di fronte a casa mia. E continuerà a servire la messa all'ospedale ancora per molto tempo? Ci volevo andare ancora per qualche anno. Prima di tutto perché sono devoto e mi piace la messa della mattina presto. Specialmente all'inverno, quando fuori è ancora buio. Si entra nella cappella e si sente un tepore. Già. Sì, è vero. E poi? Poi che cosa? Ma lei ha detto prima, prima di tutto perché sono devoto, questo è molto lodevole, ma poi? E poi? Beh, sai, il parroco me ne paga le messe. Ah, sì? Mi dà qualche cosa ogni mattina. Io metto tutto da parte per comprarmi la bicicletta. Per questo avevo calcolato di andarci ancora su per 2 anni. Ma adesso non ci vado più. Ho troppa paura. Beh, eppure devo chiedere di andarci ancora una volta. Domattina. Non ho più il coraggio di fare quella strada da solo. Beh, l'accompagnerò io. L'aspetterò davanti proprio a casa sua. E lei dovrà fare tutto esattamente come gli altri giorni. Va bene? Va bene. Allora, io la saluto, signor Justin. Tante cose. Ah, l'accompagno dalla mamma. Venga. Thank you.
Fosse. Perché? Ha dubitato della mia parola? No, ma... Avanti in fretta o faremo tardi. Cerchiamo di non fare arrabbiare la suora. Vuole che faccia le stesse cose degli altri giorni? Io cammino sempre in fretta, oltre che per arrivare puntuale, anche perché col buio ho paura. Quando c'è la nebbia poi non si vede proprio niente. Meno male che fra un mese a quest'ora comincerà a far giorno. Sentirà la seconda campana della chiesa della parrocchia. A che ora passa il primo autobus? Alle 6. Io l'ho incontrato soltanto 2 o 3 volte, quando ero in ritardo. Senta, Justin, ieri quando hai imboccato questa strada, non ha visto niente? Ma forse non guardavo davanti a me. Ricordo che stavo pensando... A che cosa? Alla bicicletta. Ah. Oggi ho messo da parte 30 franchi guadagnati con le messe. Oh. Ecco, è qui, ecco. E che cosa ha visto? Devo aver rialzato la testa all'improvviso. Sa, come quando si corre senza guardare davanti e ci si trova di fronte ad un muro. Era qui, esattamente qui, così. Oh, l'uomo steso in terra mi è sembrato così alto da giurare che occupasse tutto il marciapiede. Fin qui. E lei che cosa ha fatto allora? Non so cosa ho fatto di preciso, ma non sono scappato subito perché ho visto il coltello nel suo petto. Aveva un grosso manico di corno scuro. L'ho notato perché anche mio zio Henry ce n'ha uno uguale. Lei è sicuro che l'uomo fosse morto? Ma certo. Perché? Non lo so. Aveva l'aria di un morto. Avevo tanta paura. E l'altro uomo? Ma quando ho alzato la testa ho visto che c'era qualcuno un po' più in là. Ecco. Qui mi pare. Sì, qui così. È riuscito a vederlo in viso? Ricorda qualche cosa? Non so, il colore degli occhi. No. Ah, anzi, sì. Aveva gli occhi chiarissimi. Mi ha guardato un secondo e poi si è messo a correre. Era l'assassino. Lei come lo sa? Lo so perché se l'è data a gambe. In che direzione? Per di là. Cioè, dalla parte della caserma. Ne è sicuro? Sì. Adesso mi dica. Quando l'uomo è fuggito dalla parte della caserma, lei che cosa ha fatto? Mi sono messo a correre anch'io, con tutte le mie forze. Diritto per di là. Ma non le è venuto in mente di chiedere aiuto, no? No, avevo troppa paura. Ho fatto dietro il fronte fino a Place du Congrès. Poi ho preso l'altra via che porta ugualmente all'ospedale, ma facendo il giro più lungo. È tardi. Conosce qualcuno che abita qui in questa casa? No, però so chi abita lì. Chi è? È un vecchio. Lo chiamano il giudice. Credo sia un giudice in pensione. Andiamo.
Buongiorno. Lei chi è? Polizia. E ha un documento? Sì. Prego, passi. Grazie, commissario, di avermi accompagnato. Vai avanti, vengo anch'io, vai, vai. Come lo fate tardi? Come mai? Vieni qui, su, vai presto, via. Chi è questo signore? È il commissario di polizia. Ah, buongiorno. Buongiorno, scusi. Stai fermo, che non ne vediamo bene vestito, stai fermo. Colpa mia un po', che non ti ho fatto ritardare. Vai, vai, vai. Sì. No, no, Justin è un bravo ragazzo, molto devoto, non ci ha mai mentito. Quando qualche volta gli è capitato di non venire a servire la messa, non ha mai trovato scuse. Poteva dire di essere stato ammalato, ma no. Ha sempre confessato francamente di essersi riaddormentato, di aver fatto tardi. Poi perché, secondo lei, avrebbe dovuto inventare una simile storia? Ma, sa, a volte la fantasia dei bambini è imprevedibile. Se avesse visto in che stato è arrivato qui ieri, si sarebbe reso conto che non si trattava di fantasia. Era molto spaventato? Più che spaventato. Era in preda ad una vera crisi nervosa. Batteva i denti, non riusciva a spiegare che cosa era successo. Noi ci siamo molto impressionati a vederlo in quello stato. È un ragazzo così tranquillo, sorridente. E chi è andato ad avvertire la polizia? La superiora. Finita la messa, noi volevamo trattenerlo qui, ma lui ha voluto tornare a casa come tutti gli altri giorni per non perdere la scuola. E così credo che l'ispettore di polizia che lo ha interrogato sia andato a prenderlo lì. Grazie, sorella. Se avrò bisogno ancora di qualche informazione, mi permetterò di disturbarla. È nostro dovere essere a sua completa disposizione. Grazie. Buongiorno. Mancherebbe anche il raffreddore. Buongiorno, commissario. È prestissimo stamattina, eh? Prestissimo. Senti, mandami subito Besson e poi fammi portare un bicchiere di latte caldo con un po' di cognac. Mi sono buscato un raffreddore qui. Subito, commissario. Ci ho pazienza. Ma. Chi si muore di freddo? Eccola, è spento. Lo sapevo. Ecco qua. È già la terza mattina che vengo qua e trovo la stufa spenta. E come si fa? Io c'ho freddo qua. Che delinquenti.
Veramente sono dei delinquenti, non capiscono. Avanti. L'ha cercato, commissario? L'ho cercato. Hai 5 minuti per me, eh? Chiediti. Certo, devo essere in tribunale per l'affare Schneeburg alle 9:15. Senti, sono stato fino adesso lì con quel ragazzo, come si chiama, Justin. Ma di cognome, come ah, si sì, chiama? Justin Bivet. Ragazzino strano. Ho ripercorso con lui tutto il tragitto lì da casa sua fino all'ospedale. Beh, vedi, Besson, c'è qualche cosa che non mi convince. Ma certo, commissario, fantasie di ragazzo. L'abbiamo interrogato per 2 ore ieri. È una storia incredibile. Nel migliore dei casi avrà creduto di vedere un cadavere sul marciapiede, ma niente di più. Sì, beh. Pure vedi la suora dell'ospedale che ho visto poco fa. Ho parlato con lei, mi ha detto che Justin è arrivato in sacrestia in preda ad una crisi veramente, sai, una crisi nervosa. Strano poi in un ragazzo di 10 anni, per di più a detta di tutti un ragazzo sereno, tranquillo, che non può essere sospettato di sterisbi, capisci? Questo... No, certo, ma può essere facilmente impressionabile. Avrà visto qualcosa, di lontano, al buio, non è difficile scambiare, che so, un cartone, un panno, un grosso foglio di carta per la sagoma di un uomo steso a terra. Si sarà spaventato e la fantasia avrà fatto il resto. Boh, sarà. Ma il ragazzo dice di aver visto un morto e un vivo. E del vivo ha fornito i connotati. Scusi, commissario, io non mi permetterei mai di suggerire o di consigliare. Ma lei è qui da poco e per sua fortuna per poco. Credo se non altro di poterla informare. Rue Saint-Catherine è nel quartiere più banalmente tranquillo di tutta la città. Ed è impensabile che fra 2 uomini, per esempio 2 ubriachi, sia scoppiata una lite alle 5 del mattino. Ed è addirittura incredibile che, non so, un vagabondo o un qualsiasi giovinastro abbia aggredito un passante per derubarlo e poi lo abbia accoltellato. Beh, comunque voglio arrivare a capo, di questa storia. Questo vino oggi ha un sapore pessimo. Brutto segno. Avanti! Eccolo qui. Perché non mi hai acceso la stufa? Mi sono dimenticato, commissario. Sono 3 giorni che ti dimentichi di accendermi la stufa! Questo è un sabotaggio vero e proprio! Cosa vuoi mettermi in ibernazione qua dentro? Disgraziato, a Parigi! A Parigi è tutta un'altra cosa, andiamo. Ecco il più disciplina. Latte, portalo via, non lo voglio più. Ah. No, lascialo lì. Scusa, mi lascio prendere, mi lascio trasportare certe volte dalla collera. E non dovrei. Il medico mi dice sempre calma. Soprattutto perché io ho il cuore orizzontale, capisci? Sì, no, non scherzo mica, ho il cuore orizzontale, non devo prendere le cose così. Dunque, dovevamo rimanere. Ah, dico, fai sorvegliare lì la Rue Saint-Catherine, eh? Falla sorvegliare da un tuo collega, per esempio quel Valen, che mi pare un ragazzo abbastanza in gamba. Poi compila un elenco di tutti gli abitanti della via, non è poi tanto lungo, dunque lo sarà un gran lavoro, eh? Chiedi anche alle varie portinaie notizie sugli inquilini che presumibilmente potevano trovarsi fuori fra le 5 e le 6 del mattino, capito? Già fatto, niente di interessante. Prima delle 6 il quartiere è deserto, sono tutti impiegati. A quell'ora è troppo tardi per rientrare e troppo presto per uscire. Solo 2 portinaie, quella del 2 e quella del 9, hanno detto qualcosa che potrebbe interessarci. Sì? Al secondo piano del numero 2 abita un inquilino che ha da molti mesi la moglie inferma. Sì. Per questo la notte è assistita dall'infermiera. Ora, proprio ieri mattina, uscendo di casa presto per non so quale commissione, si è lamentato con la portinaia perché era stato sveglio tutta la notte. L'infermiera non era andata e lui aveva dovuto vegliare la moglie, che quella notte era stata peggio del solito. Ma sai il nome di questo signore? Mi pare Gérard Aubry, non ricordo esattamente. Comunque è tutto di là nell'incartamento. Gérard Aubry. E che numero abita? Al 2.
Al 2, però il 2 è piuttosto lontano dal luogo individuato dal ragazzo, no? Sì, è quasi all'angolo di Place du Congrès. Ma è negli stabili più vicini alla caserma, più vicini all'ospedale, niente di interessante, no? Al numero 9, cioè proprio di fronte al luogo indicato dal ragazzo, abita un vecchio che da anni soffre di insonnia ostinata. E pare che il suo svago preferito sia stare alla finestra fin dalle primissime ore del mattino a osservare il risveglio della città. Anche queste però sono notizie raccolte in portineria. Sì, ho capito, ma si tratta di un giudice in pensione. Sì, sì, sì. Mi pare che la portinaia abbia detto una o due volte il signor giudice. Sì. Lei lo conosce? No, non lo conosco. Salute. Accidenti. Scusa, mi sono preso bene per due. No, lo conosco. Ma anche stamane, sai, quando Justin si è fermato per indicarmi il luogo preciso dove aveva visto il cadavere, c'era una finestra illuminata al mezzanino. E Justin sapeva che era la casa di un giudice, capito? Beh, ma tu fai tardi adesso, adesso non devi andare. Vai a prendermi i verbali e poi usciamo insieme che vado a fare due chiacchiere col vecchio giudice. Però anche il signor Ouvrier aveva sentito. Ecco. Avrei voluto farlo io, ma... Sa, qui non siamo a Parigi, eh? Ci voleva la sua autorizzazione. Si fa presto a mettere in agitazione questa gente tranquilla. Lo so, hai fatto benissimo. Vedrò di farci una capatina. Anch'io, oggi. Però ti basta, eh? Credo che la cosa più saggia, sai cosa deve essere? La cosa più saggia è andare a casa e mettermi a letto, perché sento un certo dolorino, non so, alle ossa, qualche cosa che non funziona. Dunque non credo sia solo un raffreddore. Speriamo bene, caro Bezzò. Telefonami, fammi sapere qualche cosa. Arrivederci. Chi desidera? Il signor giudice. E chi è lei? Beh, dica, polizia, il commissario Maigret. Polizia? Sì, vorrei qualche informazione dal signor giudice. Entri. Si pulisca le scarpe, per favore. Ecco, allora. Attenda. Vado a vedere se il signor giudice desidera riceverla. Che c'è? Signor giudice, c'è di là uno della polizia. Ancora? Ma chi è? Ha detto il commissario Pedrelli, pare, o Maigret. Addirittura, fa entrare. Si accomodi. Viene a cercare il cadavere. Si accomodi pure. Prego, si levi il paltò. Io adoro il caldo, ma lei non resisterebbe a lungo qua dentro. Sì, non levi, non levi. Infatti, se lo metta, fa molto, l'appoggi là. Fa molto caldo. Si accomodi. Grazie. Venga pure. Grazie, signor giudice. Ecco, io credevo che dai miei tempi la polizia avesse fatto dei progressi, sì. Che avesse imparato a non fidarsi troppo della testimonianza dei ragazzini. Ragazzi e ragazze sono i testimoni più infidi. Quando ero giudice io... lasciamo andare. Io immagino che lei sia venuto qui per parlare del delitto. Già. Ecco, il quale delitto sarebbe stato commesso davanti alle mie finestre. Così afferma il ragazzo. Ecco. E lei
Lei sarebbe il famoso commissario, famoso, famoso, commissario Maigret, è vero? Che si sono degnati di mandarci da Parigi per riordinare la polizia della nostra città. Ce n'era proprio bisogno, sa? Ce n'era proprio bisogno. Orbene, signor commissario, a meno che non mi si voglia far passare per un complice dell'assassino, mi dispiace dirle che lei è completamente fuori di strada. So che lei ha l'abitudine di alzarsi molto presto la mattina. Beh, sa, i vecchi non è che abbiano bisogno di molto sonno. E poi c'è tanta gente che dorme pochissimo. Guardi, è stato appunto il caso di un certo signor Voltaire, che lei certamente conosce, almeno di nome. E in poche parole anche il mio caso. Io posso vantarmi di non aver mai dormito più di 3 ore per notte da qualche tempo a questa parte. E dato che le mie gambe da 10 anni hanno rinunziato a funzionare, dato che non ho nessuna curiosità di conoscere i posti dove esse potrebbero condurmi, io vivo qui, su questa poltrona, in questa stanza che dà direttamente sulla strada, come può facilmente constatare. Sì, lì, guardi pure, guardi. Sì, grazie. Ecco, si può vedere da sé, ma... Oh, no, non apra la finestra, per carità, eh? Mi no. raccomando, per amor del cielo, non apra la finestra. No. No, se vuol vedere, basta alzare un lembo. Non sarei mai permesso, sai. Ecco. Dicevo che dalle 4 del mattino io sono già qua, seduto su questa poltrona, ma con la mente lucida, la prego di credere. Guardi, se lei vuole io le posso far vedere il libro nella lettura del quale io ero sprofondato appunto ieri mattina, ma si tratta di un filosofo greco. Non credo che la potrebbe interessare. Dunque, dicevamo allora? Dicevamo che se davanti alle mie finestre fosse veramente successo quello che racconta il suo ragazzino dalla fantasia sbrigliata, può star sicuro che io me ne sarei accorto subito. Guardi, le mie gambe sono addormentate, glielo ho detto, ma il mio dito è sempre sveglio. No, non ne per di più, io sono abbastanza curioso per natura da interessarmi a tutto quello che succede per strada davanti alle mie finestre. Se la cosa la diverte, io potrei dirle a che ora ogni massaia del quartiere passa davanti alla finestra della casa mia per andare al mercato a fare la spesa. Dunque, lei, signor giudice, aveva l'abitudine, insomma, era abituato a sentire il piccolo Justin quando passava sotto la finestra di casa naturalmente, sua. Naturalmente. Ma dico, a sentirlo o a vederlo? Non capisco. Vede, per più della metà, quasi per i 2/3 dell'anno, alle 6 del mattino, è già giorno fatto, il ragazzo da 2 anni serve la messa. Ah, sì, beh, alle 6, quella d'estate come d'inverno. Lo vedevo passare. Ah, ecco. Allora, dato che si tratta di un avvenimento tanto quotidiano e regolare, così non so come il primo autobus, lei vi avrà prestato attenzione, no? Sarebbe a dire che, per esempio, quando la sirena di un'officina suona alla stessa ora in un quartiere, o quando una persona passa davanti alle vostre finestre con la regolarità di un pendolo, viene spontaneo di dire: oh, guarda, sì, è la tal ora. E se un giorno la sirena non suona, le dirà: ah già, Fido, non suona, è domenica oggi. E se la persona non passa, allora lei penserà: ma cosa sarà successo? Sarà malato, forse? Senta, si risparmi il fiato, le conosco queste argomentazioni. Si figuri, sì, che io ero giudice prima che lei avesse l'ispirazione di entrare a far parte del corpo della polizia. Allora, quando il chierichetto passava... Lo sentivo passare. Ecco. Oh, se è questo che lei vuol farmi ammettere. E se non passava...
poteva darsi che me ne accorgessi, come poteva darsi che non me ne accorgessi, come per la storia della sirena, ecco, sì, di cui parlava poco fa. Non tutte le domeniche si è colpiti dall'assenza della sirena. Sì, certo. Lo capisco. E ieri? Ieri? Sì, ieri. Ieri? No. Ieri non ho notato nulla. Ieri. Né che sia passato? No. Ma lei non ha sentito correre sotto le sue finestre? No, niente. Non ha sentito nessun rumore insolito? Niente. No, nessun scalpiccio, nessun tonfo di corpo che cade, nessun rantolo? No, niente tonfi, niente rantoli. Niente. Vabbè. Allora la ringrazio. Prego, signor commissario. Io le tolgo il disturbo. Signor giudice, volevo dirle, dica. Signor giudice, poiché lei è stato un magistrato, e lo sa che dovrà ripetere sotto giuramento tutte queste sue dichiarazioni, è vero? Quando vorrà. Ah, ecco, allora le tolgo il disturbo. Tante cose. Le auguro che la sua inchiesta abbia ogni successo, caro signor commissario. Grazie, venite. Arrivederci. Ecco l'ombrello. Ah, grazie tante. Buongiorno, signora. Arrivederci. Buongiorno, arrivederci. Creda, la mia sensibilità ai rumori è diventata quasi patologica. No, grazie, non fumo sigarette, preferisco la pipa. Permette che... Certo, certo. Grazie. Anche nel sonno vivo in un continuo stato di ansia. Mia moglie soffre molto, trasale dolorosamente al minimo rumore. Sì, ma ieri mattina alle 6:15 lei era sveglio... Ieri? Sì. Purtroppo non ho chiuso occhio in tutta la notte. E stanotte nemmeno. E mi trovo a casa per questo. Ho dovuto chiedere un giorno di permesso all'ufficio per vedere di recuperare un po' del sonno perduto. Ma spero che stasera torni la nostra infermiera. Benché ci conti poco, è stata colpita da questa noiosa influenza che ha preso un po' tutti in città. C'è una vera epidemia. Gradisce un cognac? Grazie, molto, molto gentile. Anzi, in questo momento mi fa proprio bene, perché mi sta scoppiando un raffreddore. Alla sua salute, signor. Grazie. Senta, ieri mattina, allora che le ho detto, ricorda di aver sentito passare una macchina? Una macchina? No, ne sono sicuro. Ecco, mia moglie si era appena addormentata. È stato il primo autobus a svegliarla verso le 6. Purtroppo passa ogni mattina per l'ora, fa un fracasso terribile. Una vera calamità per mia moglie. No, nessuna macchina è passata verso le 6. La prima a passare è stata quella che raccoglie le cassette della spazzatura, ma saranno state le 7. Sì, non meno. Ma prima che passasse l'autobus... Non ha sentito altro, no? Mi lasci ricordare. Ah, sì, ho sentito correre a un certo punto. Ah, prima che passasse l'autobus, e ne è certo? Ah, sì, perché mia moglie dormiva. Io stavo andando in cucina per prepararmi un caffè. Ho capito. Assolutamente. Buono questo film. Molto buono. Grazie, non si disturbi. Grazie tanto. Potrebbe dirmi se era una persona sola che correva? Direi che erano due. Ah, ma non sa in che direzione? Le persiane erano chiuse, siccome scricchiolano quando si aprono non ho guardato. Del resto ero così stanco che comunque non lo avrei fatto. Capisco.
Beh, mi spiace di averle tolto dei minuti preziosi. Minuti preziosi di sonno. Lei ha bisogno di riposo. Ho tutta la giornata a disposizione. Di giorno abbiamo una bravissima donna che manda avanti la casa e assiste anche mia moglie. Ho capito. Allora io le faccio tanti auguri, signor Rodrigo. Grazie. Tante buone cose. Grazie. A lei e alla sua signora. Grazie. Ah, povero, guarda che cosa tocca fare. Devi venire qui a sudare. Senti che tosse. Senti, ti prego, stai tranquillo. Mettiti sotto, non ti sventolare, eh? Io vado un momento di là a prepararti la minetta di verdura. Sì, vabbè, grazie, sì, prepararmi a sedere. Il giudice sostiene di non aver sentito niente. Cosa dici? Ma commetto che si detestano le cose. Ma cosa dici? Io da qua non posso sentire niente. Ma no, sto parlando del giudice e del chierichetto. Non si sono mai parlati, ma giurerei che si odiano quei due lì. Sì. Sai, le persone molto vecchie, soprattutto quelle che vivono sole, finiscono per diventare come i bambini. Come i bambini. Guarda come salute! Accidenti. Grazie, grazie. Ti è arrivato bene, eh? Sai, Giustè passava di lì tutte le mattine e tutte le mattine il vecchio giudice era dietro la finestra. Assomiglia a una vecchia civetta. Chi è che somiglia a una civetta? Cerca di seguirmi, ti sto parlando, no? Il vecchio giudice che afferma di non aver sentito. Ero di laca! Vabbè. Lui dice di non aver sentito niente, ed è una dichiarazione troppo grave perché si possa supporre che mente. D'altra parte poi c'è il signor Ouvry. Chi è il signor Ouvry? Quello che abita, il numero 2, che ha la moglie ammalata, te l'ho detto, no? Sì, me l'hai detto. Afferma di aver sentito correre per strada, ecco, è qui che c'è qualche cosa che non mi convince. Certo, può darsi che tu abbia ragione. Dove vai? Vado un momento di là. Non ho ancora finito. Ma ti sto parlando, scusa. Ma non... poi sei torni. Sei poco gentile, ho bisogno di avere una persona che mi ascolta. E vuoi che mi sieda? Mi siedo, caro. Aspetta un momento, sto spiegando. Sì, vabbè. Il giudice... mi brucia la gola anche adesso. Il giudice dice di non aver sentito niente, a meno di accusarlo di falsa testimonianza, è difficile ammettere che si sia svolta una lotta lì sotto le sue finestre, cioè a pochi metri da lui, ti pare? Che un uomo sia messo a correre verso la caserma, che poi il ragazzo si sia precipitato nella direzione opposta, senza che lui abbia percepito nulla. Signora Maigret, ti annoi, eh? Io no. No? Anzi. Ti diverti, sì. Beh, no. Si diverti. Oh, vero. Vedi, signora Maigret, se si fossero messi a correre tutte e due nella stessa direzione... Ma perché a correre? Perché anzitutto è più logico. Che cos'è più logico? Che corressero tutti e due nella stessa direzione. Perché il bambino avrebbe inseguito l'assassino. Ma cosa dici? No! È l'assassino che avrebbe inseguito il ragazzo, naturalmente. Solo che in questo caso la direzione non può essere quella della caserma, Ma per quale ragione l'assassino avrebbe inseguito il bambino? Visto che poi non l'ha ucciso, no. È possibile che gli sia sfuggito di mano. Sì, va bene, no, ma cosa c'entra? L'ha inseguito per non farlo parlare.
per impedirgli di dire qualche cosa, di rivelare qualche particolare preciso. Ah, ecco. Ma senti, signora Maigret, guarda, io so bene che tu mi dirai di no, ma guarda, è indispensabile, sai, signora Maigret, è indispensabile. Ma di cos'hai? Guarda, dammi subito la pipa e il tabacco, ti prego. Sì, dammi subito la pipa e il tabacco. No, solo per no, qualche boccata, ti no. prego, l'impressione di essere sul punto, di capire tutto. Ho bisogno di concentrarmi, lo sai che solamente fumando io mi concentro. Se perdo il filo poi non lo ritrovo più. Non lo ritrovo più. Calma, io lo sapevo. Lo sapevo che tu avresti trovato la scusa giusta. No, non è una scusa, ti garantisco che non è una scusa. Va bene. Non è una scusa. Sai che la pipa a me... ecco, grazie. Serve stasera per... comunque, sai, io ti faccio un bel impiastro. No, ti prego, no, l'impiastro prego, sì. Signora Maigret, io non voglio l'impiastro, sai che l'impiastro dà fastidio, mi brucia, sono già tutto ustionato qui sul petto, non è possibile. Dove sono i fiammiferi? Eccoli qua, grazie. Grazie a te. Ah, che pazienza che ci vuole, con i malati, lo so. Beh, ad ogni modo, vedi, è tutta un'altra cosa, mi sembra quasi di star meglio. Senti la tosse? No, la senti? No, ma pura, è il ciroppolo. Senti, signora Maigret, bisogna che tu scenda in portineria e che chiami al telefono Besson, fammi piacere, può darsi che sia ancora in ufficio, che ore sono? Sono le 8 circa, 7, 3, 4, dunque, se no guarda, lo potresti trovare al Café du Centre, dove va a giocare al biliardino con Thiebert. Va bene. Ti piace? No, figurati. Cosa gli devo dire, di venire qua? Sì, digli di venire qua, digli di portarmi al più presto possibile... Non l'elenco di tutti gli abitanti di Rue Saint-Catherine, no, solamente quelli tra i 2 e il 9, che poi dalla parte opposta è il 9, capito? Sì, tra il 2 e il 9, ok. Ecco. Senti, va bene, ma senti, tu mi prometti però di stare coperto? Beh, guarda. Bene, coperto. Bene coperto. Allora, non puoi fumare. No, se stai coperto non puoi fumare. No, questa è una cattiveria. Io ti ho accontentato, adesso basta. Vabbè, adesso basta. È una cattiveria però questa. Non dovevi far così. Sarà qui fra un'ora circa. Sì? E dov'era? Ancora in ufficio. Ah, beh. Come ti senti? Meglio, molto meglio. Che tosse. Ma niente. Senti, mi fai la crème carabelle, Ma cosa ti viene in mente? Sì, prima sentivo l'acqua che scivolava giù per i vetri. Allora mi è venuta in mente la mia infanzia.
quando da bambino ero a letto col raffreddore e mia madre mi portava sempre la crème caramelle. La fai? Certo, caro. Grazie. La crème caramelle non può farti male. E poi ho rivisto la chiesa del mio villaggio dove servivo la messa, proprio come Justin, chierichetto, la locanda di Marie Tatin, davanti alla quale passavo correndo, perché avevo paura, sai? Ricordo che correvo a testa bassa, ma perché avevo paura? Di che? Boh. Anche Justin ha paura e cammina a testa bassa anche lui. Infatti mi ha detto, ho alzato la testa e ho visto. Ecco, vedi, il problema è tutto lì. Il giudice abita oltre la metà della strada, vicino alla caserma. Il signor Ouvry invece abita quasi all'angolo della strada, alla parte di Place du Congrès. E ha sentito, guarda, ha sentito nitidamente i passi precipitosi di un uomo che corre. Boh, ma 5 minuti dopo non c'era né un morto né un ferito sul marciapiede. Senti, che roba. E beh, sai, l'ho preso bene. E non era passata, pensa, né un'automobile né un camion. E la gente di guardia al ponte e gli altri agenti del quartiere non hanno visto niente di anormale. Niente proprio, come, non so, ad esempio un uomo che porta sulle spalle un altro uomo. Eppure io credo a quel corpo di traverso sul marciapiede con un coltello dal manico scuro piantato nel petto. E dietro, a pochi metri in piedi, un uomo con gli occhi chiarissimi che si è messo a correre. Correre in direzione della caserma, mentre il ragazzo se la dava gambe nella direzione opposta. No, questo vedi, non mi convince. Ecco. Ecco che cosa? Sì, ecco. Senti, signora Maigret, ti devo chiedere un altro piacere. Vai a vestirti. Ma caro, ma piove ancora. Se non fa niente, prendi l'ombrello, eh? Andrai in casa di Justin e chiederai ai suoi genitori il permesso di accompagnarlo qui da me. Va bene, caro. Ecco. Come vuoi. Oh. Oh, guarda, sii gentile con lui. Guarda che se mandassi uno degli ispettori si spaventerebbe, certamente, Sì, ma senti, e se la madre vuole accompagnarlo? No, per carità, niente. È perfettamente inutile, guai se viene lei, inutile. Va bene. Allora vado, caro, Direi, semplicemente vorrei chiacchierare. Fare due chiacchiere un po' con lui, sì, questo, va tu, bene. Questo è tutto, eh. Oh. Signora Maigret? Senti. Che c'è ancora? Credi siano ancora aperti i negozi? Non lo so. Ecco, vorrei tu mi comperassi un giocattolo qui al negozio all'angolo, Cosa? Sì, vorrei tu mi comperassi una scatola di costruzioni, sai, quelli per fare le casette con le stradine, Ma che cosa vuoi farne? Ci voglio giocare. Ecco, entra. Aspetta, ti aiuto a toglierti il cappotto, no, grazie, posso fare da solo. Da solo? Ah no, vedi, lassù non arrivi. Sì. Posso farlo io, permetti? Certo. Ecco qua. Il pacco. Ah, Maigret! Un po'? Signor Justin, venga. Come sta, signor Justin? Venga avanti. Bene, grazie, lei. Ma come vede io, sono qua, poverino. L'ho chiamata qui per fare 4 chiacchiere fra amici. Sì. Cosa sta facendo di bello? Il compito di matematica. Ah, che bravo, vedi, lei è uno scolaro modello. Lo sa, nonostante tutte le emozioni che ha provato, è sempre andata a scuola lei, eh?
che non avrei dovuto andarci. Bravo, giusto. Giusto. Senti, signora Maigret, fammi la cortesia, la gentilezza di andare in cucina a sorvegliare sì. la minestra di verdura. Sì. Ecco qua. Cosa? Ah! Il tuo giocattolo. Il mio giocattolo, sì, sì. Grazie infinite, Grazie tante, cara. Il mio giocattolo, questo. Vedi? Senti, fammi la cortesia adesso. Guarda lì sopra, ci deve essere la borsa del tabacco, Questa? Me la dia, sì. Grazie infinite. Guardi che dentro la tasca, nell'armadio, dentro la tasca del mio paletò, c'è un nettapipe. Me lo porta, per piacere? Subito. Grazie. Ma a questo punto io penso ci potremo anche dare del tu, no? Certo. Oh, che bellezza. Ecco, grazie tanto. Lo metto pure lì sopra. Dunque. Ecco qua, seduto. Che burla hai fatto alla giudice? Io non gli ho fatto niente. No? Lo sai di che giudice parlo, però? Ma certo, quello che è sempre dietro la finestra e che sembra un gufo. Ecco, io l'avevo paragonato a una civetta. Ma dimmi un po', cosa c'è stato fra di voi? Niente, io non gli ho mai parlato. Cosa c'è stato fra di voi? Io d'inverno non lo vedo quasi mai perché le tende sono chiuse. Sì, vabbè, ma dico, d'estate? Gli ho fatto le boccacce. Dimmi un po', perché? Perché gli hai fatto le boccacce? Perché mi guarda sempre con l'aria di prendermi in giro. Mi guarda e si mette a sghignazzare. Ah, si mette a sghignazzare. E gli hai fatto le boccacce allora, Ma gliele hai fatte spesso queste? Tutte le volte che lo vedevo. E lui? Lui cosa ti diceva? Lui è cattivo. Cattivo? Sì, perché mi prende in giro. Lo fa perché vado a servire la messa. Lui invece è ateo e miscredente. Perciò è stato lui che ha mentito allora, Cosa perché? Dice? Cosa ha detto? Che ieri mattina non è successo niente di fronte a casa sua. E altrimenti se ne sarebbe accorto. Dunque ha mentito, non è vero? Sul marciapiede c'era un cadavere con un coltello nel petto. Lo so. Come lo sa? Lo so perché è la verità. Io non ho altro da dire. Altro da dire? No. Signora Maigret? Sì? Cosa c'è ancora? Puoi scendere per favore? Io penso che sia... Sì, no, penso sia arrivato Besson, non voglio che salga subito, Capisci per questo? E che cosa gli devo dire? Ma niente, gli ogni compagnia e poi a un certo punto il mio amico Justin ti chiamerà poi. Va bene. Grazie tanto, signora Maigret. Ma è vero che avete corso tutti e due? Gliel'ho già detto che è vero. Ma io ne sono sicuro. Adesso vai ad assicurarti che non ci sia nessuno dietro la porta, che sia ben chiusa. Sai come sono le donne, Certo. Nessuno. Vedi, Giustin, tu sei un piccolo uomo coraggioso. Perché mi dici questo? Perché è vero tutto quello che hai detto. Il cadavere, l'uomo che correva. Ma il giudice... Non ha mentito, perché un giudice non oserebbe mai mentire. Forse non ha detto tutta la verità, ma... Però, senti, fammi un altro piacere. Guarda, in fondo all'armadio a destra ci deve essere una bottiglia di rum. Prendila, portala qui. Sì. Grazie. E se poi le fa male? Ma come fa male? Anzi, quello che ci vuole per l'influenza questo, non lo sai. Ecco. Mettilo là perché tanto poi, sai, la signora Maigret non capirebbe questo. Il giudice non ha detto tutta la verità.
Perché ho voluto farti un dispetto, ma nemmeno tu hai detto tutta la verità. No, andiamo così, no, andiamo, ti proibisco di piangere, su. No, è vero, io non ho inventato. Ecco, vedi, io ho costruito Rue Saint-Catherine. Vieni, siediti lì. Se le cose si fossero svolte come tu hai raccontato, il giudice non avrebbe potuto dire di non aver sentito niente. Perché se l'assassino si fosse messo a correre in questa direzione, dalla caserma, cioè, il vecchio, dico il giudice, lo avrebbe sentito, non ti pare? Il giudice in fondo è stato onesto quando ha detto di non averti sentito passare ieri mattina. È la verità, perché te sei fuggito per di qua, nella stessa direzione da dove sei venuto. Ecco, il giudice ha detto certamente la verità quando ha sostenuto che nessun uomo è passato correndo sotto le sue finestre, perché l'uomo non si è messo a correre in direzione della caserma. Che ne sa lei? Ma si è precipitato nella tua stessa direzione. Tant'è vero che il signor Ouvry l'ha sentito passare qui sotto le sue finestre. Tu l'avevi visto e avevi visto il cadavere. Potevi quindi farlo arrestare. Lui si è messo a correre dietro di te per... Se lo dice mia madre, no, io... No, stai tranquillo che non dirò niente a nessuno. Vedi, mio piccolo Justin, ti parlerò come ad un uomo. Un assassino tanto intelligente, con tanto sangue freddo da far sparire un cadavere in pochi minuti, senza lasciare la minima traccia, non avrebbe mai commesso la stupidaggine di lasciarti scappare dopo che avevi visto tutto. Io non lo so. Ma lo so io. Il mio mestiere è sapere queste cose. Non è difficile uccidere un uomo, ma è straordinariamente difficile farlo sparire quando è morto. E quello è scomparso in un modo stupefacente. E allora, Justin, vuoi deciderti a dire la verità? Io. Tu? Io. Quando hai visto il cadavere, sei tornato indietro di corsa verso la Place du Congrès per raggiungere l'ospedale passando dall'altra strada. E questo sta bene, ma allora l'uomo non è scappato dalla parte opposta, come tu hai sempre detto, ma ti è corso dietro. Su, andiamo, rispondi, siamo amici, no? Ho creduto di morire dalla paura. Perché ti ha afferrato per le spalle? Sì, con tutte e due le mani. Credevo volesse strangolarmi. E cosa ti ha detto? Mi ha detto di dire... Sì, ti ha ordinato di dire che il cadavere era più in là, vero? Sì. Ecco, davanti alla casa del giudice, No. No? Sono stato io ad inventare la casa del giudice, perché non lo posso soffrire. Lui mi ha detto soltanto che il cadavere era qui, all'altra estremità della via, e che lui era fuggito in direzione della caserma, qui. Ecco, e così sarebbe stato un delitto perfetto. Vedi, Justin, nessuno ti ha creduto proprio perché in pochi minuti era sparita qualsiasi traccia sia dell'assassino che del cadavere. E questo è sembrato a tutti impossibile. Lei però mi ha creduto. Ma io non conto, questo è un caso che anche io un tempo abbia servito la messa e che oggi... Abbia avuto la febbre. Non aveva gli occhi chiari, vero? No. Cosa ti ha detto? Ma lei come fa? E va avanti, Justin. Andiamo, guarda che le false testimonianze si pagano care qualche volta, ricordatelo. Mi ha detto che se non avessi detto tutto quello che lui voleva, mi avrebbe ritrovato ovunque. E anche a dispetto della polizia... Mi avrebbe sgozzato come un pollo. Anche mamma l'avrebbe sgozzata come un pollo. Su, adesso, Justin, su. Siamo amici, no? Senti, dammi un po', dammi la borsa del tabacco, Non dire però alla signora Maigret che ho fumato tre pipe. Vedi che anche i grandi qualche volta non dicono la verità. E davanti... A quale porta era il cadavere? Due.
Dunque. Qui, di fronte alla carrozzeria. Ah, allora, davanti al numero 4, eh? Bene, se vai a chiamare la signora Maigret, vai. Ma dove? È giù, la latteria deve essere giù con l'ispettore Besson, che è stato tanto cattivo con te. Eh? Mi arresterà? No, non ti arresterà. Aspetta, vieni qui. Apri l'armadio e fai quello che ti dico. Guarda, ci deve essere un paio di pantaloni. Nella tasca posteriore c'è un portafoglio. Aprilo. Ci sono dei biglietti da visita. Prendine uno. Guarda nel taschino della giacca. C'è una penna. Portami il biglietto e la penna. Subito. Svento. Allora. Per una bicicletta. Sì. Ma non so se posso accettare. Lo devi. E devi essere anche molto fiero, perché questo è un premio al tuo coraggio. Grazie, grazie. Vai, vai. Passa. Prego, si accomodi. Grazie. Togliersi il cappotto. Eccomi, dire. Grazie. Maigret! Ecco. 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 Ah, entra, entra, perciò. Vieni, vieni, vieni. Ma... Aspetta, vieni. Ma... Che c'è? C'è odore di bruciato. Sì? Sì, c'è odore di bruciato. C'è odore, sì, lo sento. Non sarà mica la tua zuppa di verdura, eh? Sì, l'ho dimenticata. Vedi come si fa a dimenticare la zuppa di verdura. Accidente. Ma che zuppa di verdura? Sono bruciato. Hai ragione. Qui l'elenco che mi hai incaricato di fare. Sì. Devo dirla subito che... È stato inutile. Vabbè. Senti, chi abita al numero 4? Al numero 4 c'è un solo inquilino. Sì, me lo immaginavo, non lo immaginavo. Come? Ma così, cosa vuoi? È una sensazione. Chi è? È uno straniero, un mediatore di pietre preziose. Si chiama Stein. Stein, ricettatore? Come? Ricettatore, forse capobanda. Non capisco. Non ha importanza. Fammi un piacere, Besson. Fammi un piacere. Sono un febbrone. Dammi per favore. C'è dentro l'armadio una bottiglia di rum, lì a destra, in basso. Portamela qui, per piacere. Ma come ancora? Andiamo, su che ti impicci tu! Oh, prendi prima che arrivi mia moglie. Sicuramente che adesso avrò 39 e mezzo, perlomeno. Grazie, per favore. Basta, fortino, eh? Dai, metti la polso su. Senti, chiedi un mandato di perquisizione al giudice istruttore. Anzi, no, perderemo troppo tempo. Hai cenato? No, volevo... Nemmeno io. Ma sai, una sera ogni tanto stare a stomaco vuoto. Va bene, vedrai. Pazienza. Ci sono dei mandati in bianco nel mio ufficio, nel cassetto di destra. No, di sinistra. Allora, riempine uno. Perquisisci l'appartamento... del numero 4. Se sarà necessario, butta giù i muri della cantina, troverai certamente il cadavere. Commissario? No, sono mica ubriaco, sai? No, ancora realizzo bene perché ho un febbrone da cavallo. Sai? Insomma, mi raccomando, fai presto, vecchio mio, perché se stai, vieni a sapere che il ragazzo è venuto qui da me, sai, quello lì se ne scappa. È furbo, sei un uomo astuto e pericoloso. Vai con una buona squadra e con degli uomini decisi. Mi fido di te, insomma, eh? Vai.
danno alla finestra. Aprite, polizia! Aprite, polizia! Fai saltare la porta. Presto, saliamo, perquisite ogni angolo della casa. Di conti, evidentemente. Avvertite subito la scientifica. Senti, non avremo una migrena. Aveva ragione, accidenti. Subito, figlio. Circondate la casa, eh. Si è potuto stabilire l'età della vittima. La calce ha decomposto il cadavere. Età presumibile 38-40 anni. E come pensavo io, sai, un tipo che non era contento del capo, si riteneva incannato, che l'aveva scovata a casa sua nelle prime ore del mattino e che Stein ha fatto fuori sulla porta di casa. Senza immaginare poi che nello stesso momento un chierichetto stava svoltando l'angolo della via, eh? E allora... Adesso basta davvero, eh? Ecco, io non voglio più sentir parlare di questa storia. Dammi il termometro. Che? Il termometro, ce l'hai? Mi ricordavo. Non mi ricordavo che... Dammi. Si capisce mai com'è. Quanto? 39,4. Bene. Più tardi forse avrei anche di più. Allora, ma lo sai che non hai chiuso occhio tutta la notte? Sento che adesso sai... Farò una bella dormita, sai. No, aspetta un momento. Prima l'impiastro. No, l'impiastro sì, no. Sì, l'impiastro sì. Senti che tosse. No, non voglio rimpiazzare. Che non mi brucia. No, non brucia. Ma no, troppo bollente così, andiamo. È quasi tiepido. Resisti. Non posso resistere, è troppo caldo. Dormi, su.
Ma non si può mettere un po' disgraziato il piastro così, così bordente. Ai, 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 ai. Io però credo che... Io pensavo, dai, che un vecchio... che ci metta... Ma cosa dici? No, dico, però gliel'ho fatta. A chi? Al giudice. E quale giudice? Sì, quello lì, quello che sta sempre alla, alla finestra. È stato lui ad imbrogliare tutto per vendicarsi poi del chierichetto, poverino. Ha detto di non aver sentito i passi davanti a casa sua. Vabbè, vabbè, questo è possibile. Ma non è possibile che non abbia sentito correre nell'altra direzione. Questo adesso basta, caro, eh? Non l'ha detto per farmi andare, per farmi andare, perché i vecchi tornano ad essere come i bambini, sì, sai? Appoggiati, si azzuffano come i bambini. Si azzuffano. Come i bambini. Ah, quanto brucia, no, però. No, no, sei buono, buono, buono. Sì. Quanto avevo? 39? E 4. 39 e 4. Vabbè, abbastanza. 39 e 4. Ai, 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 ai. Signora Pegrì? Ma cosa c'è ancora? Guarda, ti volevo confessare che anch'io ti ho imbrogliato per farti dandare, perché ieri ho bevuto due volte il rum che è dentro l'armadio, e poi ho fumato quattro pipe, no, no, aspetta, no, anzi, sono cinque pipe ho fumato, e credo una di averla ancora qui, anzi, ieri mi sono bruciato, dove l'ho messa? Boh, l'avevo, eccola qua, la vedi? Eccola qui, la pipa, eccola, ecco. Era ancora a letto con me, sai. Sono proprio contento perché ti ho fatto da andare anche te. Ho fatto. Dormi adesso, dormi. Sì, dormo adesso. Adesso proprio dormo. Ai, 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 ai. Stava lì davanti a me col suo violino in quel caffè deserto e triste. E freddo senza di te. Giurai di non tornarci più, invece la sera se passi mi trovi lì.